è tra due squadre un po' ferite, però Un po' credo scarichi. comunque che verrà fuori una grande bella partita. Ma ne parleremo di Milan-Napoli anche con il prossimo ospite, ovvero Umberto Zappelloni. Bentornato su Radio Rossonera. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, parto proprio con Milan-Napoli, che arriva, dicevamo, in un momento un po' difficile per entrambe le squadre che, tra risultati negativi ed infortuni, non se la stanno proprio passando benissimo. Lei come la inquadra questa gara in un momento del genere? Sì, diceva giustamente José, qualche settimana fa, un mese fa, questa sarebbe stata una partita scudetto. Oggi è una partita per il secondo posto, obiettivamente. Così dice la classifica e così dice anche un po' quello che ci ha fatto vedere l'Inter fino a questo momento. Milan e Napoli sono due squadre che hanno la qualità per lottare fino in fondo per il titolo, ma sono due squadre che in questo momento hanno parecchi infortuni che le limitano molto, che limitano molto le loro possibilità di cambiare una partita in corso, la loro possibilità di cercare di dare una svolta una volta che la partita è cominciata, cioè la panchina di Pioli e di Spalletti per colpa degli infortuni sono decisamente corte rispetto a qualche settimana fa e non c'è la possibilità di cambiare partita se non dovesse andare per nessuna delle due panchine. Quindi sarà, io credo, una partita che ci divertirà, una partita giocata alla morte, anche se poi avremo subito un turno infrasettimanale, però è una partita che qualche settimana fa avrebbe avuto un sapore sicuramente diverso, anche perché erano davanti all'Inter fino a poco tempo fa, eh. Sì, tra l'altro ci è arrivata oggi notizia da Milanello che Olivier Giroud non si è allenato in gruppo nemmeno oggi. Quindi la previsione Sì, credo che. che non piangeranno in molti, però il problema vero non è quello, è che non c'è Leao, non c'è Esatto. Rebic, insomma va ad aggiungersi anche a lui quella che era rimasta l'unica alternativa, almeno per dare un qualche minuto di riposo a Ibrahimovic. Non ti cambia la partita Giroud, ma poteva in un certo modo, diciamo, Sì. aiutare Pioli, insomma, dare qualche minuto di respiro. Però purtroppo è un momento veramente pesante dal punto di vista degli infortuni. Per Pioli, lo abbiamo visto come è andata a finire l'esperienza in Europa, come sono andate a finire le ultime partite, è un Milan che in questo momento è obiettivamente in riserva. Non che il Napoli stia benissimo, però il Milan sicuramente rispetto a qualche settimana fa, adesso non vede l'ora che si arrivi la sosta. Sì, esatto, non vediamo l'ora di arrivare a Natale, anche perché è un peccato vedere questa squadra che comunque ha fatto vedere tante cose molto positive così da mesi, perché ormai sono mesi che il Milan sta attraversando questa situazione, quindi è veramente un peccato vedere Pioli così. Tra l'altro ha ricevuto anche delle critiche per l'ultima gara per il centrocampo che aveva schierato, ovvero rinunciando a Tonali e a Kessié. Lei Udinese Milan come l'ha vista da questo punto di vista, ovvero tante critiche a Pioli per la formazione, ma si poteva far di più? Ma si poteva sicuramente fare di più. Però obiettivamente in questo momento mi sembra che il tecnico abbia dalla sua anche parecchie attenuanti, insomma, se tu non hai a disposizione dei giocatori che possono in un certo senso aiutarti a cambiare un po' il corso di una partita che ormai si è incanalata in un certo modo, è difficile dare tutte le colpe al tecnico. Altre volte Pioli qualche errore di formazione forse l'ha fatto, qualche scelta particolare a centrocampo è stata fatta, però ultimamente mi sembrano che le sue siano veramente sempre scelte molto dettate dalla limitazione degli infortuni e dal fatto che si cerchi di dare un po' di riposo a quei pochi che possono recuperare, anche perché c'era ancora in ballo l'Europa, che era una sottile speranza, ma era pur sempre una speranza. Salve Umberto, tra un paio di settimane inizia il mercato, inizia il calciomercato. Che mercato si aspetta lei dal Milan? Un mercato solo per il difensore centrale? Qualcosina anche in mediana visto che dovrebbe iniziare la Coppa d'Africa? Qualcosina anche davanti dovesse uscire Castiglieco? Che mercato ci possiamo aspettare? Ma io credo che la certezza sarà un difensore centrale perché ce n'è obiettivamente bisogno, visto purtroppo il lungo infortunio di Simon Kier.
Al Milan non servono in questo momento dei giocatori da prendere tanto per prenderli. Sarà importante piuttosto, io penso, cercare di pianificare qualcosa di importante per la prossima stagione. Perché? Perché lì il Milan, magari confermando ancora Ibrahimovic, dovrà però pensare poi di andare ad affiancargli un centravanti di un'altra età rispetto a Giroud, un centravanti che possa crescere di fianco a Ibra e diventare poi l'uomo del futuro. È qualcosa che da questo mercato invernale mi sembra difficile che possa arrivare, perché non vedo il Milan che tira fuori 50 milioni di euro e va a prendersi Vlahovic in questo mercato. Certo, se domani mi dicessero il Milan va su Vlahovic, c'è pronto un investimento monster per portarlo via subito alla Fiorentina, allora dico, quella sarebbe un gioco scudetto. Cioè tu dici, vado a prendere questo giocatore perché ci credo veramente, ed è un giocatore che può cambiare un po' in prospettiva. Anche l'anno scorso, devo dire, il mercato invernale dell'anno scorso aveva in un certo senso dato l'idea che Milan ci credesse, perché era andato a scegliere due giocatori contraddicendo un po' quello che era sempre stato lo spirito del mercato del Milan, due giocatori pronti subito. Poi non si è verificato, perché l'anno scorso purtroppo è arrivato ragazzi giocatori che non hanno dato l'apporto che si credeva, che si sperava. Bisogna vedere che occasioni ci saranno in questo mercato. Non è un mercato semplice, perché tra l'altro gireranno pochissimi soldi. Bisogna capire quanto l'azionariato rossonero abbia intenzione di sganciare da questo mercato. Però io penso che la priorità sia sicuramente, e dovuta purtroppo agli infortuni, il difensore centrale, perché anche restando soltanto il campionato e poi la Coppa Italia, ce n'è obiettivamente bisogno, perché l'infortunio di Kjær è veramente importante purtroppo. Grazie mille Umberto, buona giornata, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. A presto, grazie, ringraziamo Umberto Zappelloni. In collegamento qui, siamo tornati live con Radio Rossonera Talk, 16:41, mancano più di 15 minuti, quasi 20 minuti alla fine.